molto, se non vuole studiare molto, se non vuole studiare. Se non vuole studiare. Sì. Ma non so, se non mi ricordo neanche, perché è una roba che ho registrato a luglio. Sì, però è andato in onda ieri sera. Sì, sì, sì. Io esattamente non mi ricordo, ero qui, non è che vista. Io non so, secondo la mia segretaria, io ho detto se uno non vuole studiare molto. Invece, secondo quello che dico agli infermieri, io ho detto se uno non vuole studiare. Sì. Non è una differenza. Sì, vabbè, la differenza c'è, ma comunque se non vuole studiare molto, comunque è abbastanza offensivo per quanto riguarda la professione. Una cosa è dire se non vuole studiare molto, l'altra cosa è che se non vuole studiare, cazzo. No, vabbè. Ma io ho detto se non vuole studiare molto, se non vuole studiare. Se non vuole studiare. Ah. Se uno non vuole studiare. La mia segretaria mi ha detto studiare molto. Ah, questo non lo so. Lei m'ha sentito? Sì, questo non lo so, deve chiederlo a lei. No, infatti tutti dicono se non voglio studiare, solo la mia segretaria mi ha detto se non vuoi studiare molto. Bisogna cambiare la segretaria. Cosa si sente di dire agli infermieri e se si sente in colpa per questa cosa che ha dichiarato? Beh, allora, innanzitutto, chiaramente ho fatto star male un sacco di gente senza volerlo e ovviamente che mi sento in colpa, no? Certo. Cioè, voglio dire, indipendentemente dalla mia buona o cattiva fede, no? Gente è stata male per colpa mia e quindi ritengo che sia una stronzata, ok? Ok. Perché io ho fatto star male migliaia di persone, sabato sera, così gratuitamente. E ma che cosa voleva intendere? Perché utilizzare quella frase? Ferdinando, il discorso è lungo, capito? Facciamo. Io da tanto, cioè, non sto, bisogna, questo va messo nel contesto, no? Sì. Io faccio un discorso ai giovani che al mondo i nuovi imprenditori sono persone con altissime professionalità. Ok? Sì. I Zuckerberg, i Cooks, i Larry Brin, i Page, e gente con PhD, e gente con 2, 3, 4 PhD. I nuovi imprenditori, sì, le nuove imprese, sono imprese ad altissima conoscenza, ok? Ok. Quindi io sprono i giovani a, 1, studiare materie scientifiche. Sì. Non perché le materie umanistiche non vadano bene, per carità, ma il futuro economico è nelle materie scientifiche, il futuro economico, ok? E poi li sprono a andare avanti nello studio, non fermarsi, master, PhD, andare avanti, perché i nuovi imprenditori nascono dall'università, nascono dei PhD, capito? Sì, sì. Non sono più gli imprenditori italiani anni 50, che erano muratori, poi ci mettevano sulla fabbrica, capito? La nuova impresa nel mondo, diciamo, sviluppato sono imprese ad alto contenuto di conoscenza, ok? Apprendere materie scientifiche, studiare e studiarle con grande verticalità e con grande professionalità, perché altrimenti non avremo una classe di imprenditori e i giovani non avranno un lavoro, perché ci sono gli ingegneri indiani, gli ingegneri cinesi che sono bravissimi, però sono discorsi di anni. Okay. Poi dopo parallelamente dico, se non volete farvi il culo e non volete studiare anni, 15 anni di studio, allora io ho un figlio che uno c'ha un master, l'altro PhD, non è che sono coerenti in questo. Io allora dico, se non volete fare, scegliete almeno, degli studiate almeno per avere dei mestieri che siano in domanda nel mondo. Ok. Quali sono i mestieri, grande domanda? Operatori del turismo, operatori della sanità. Però la professione infermieristica lei non la identifica come una professione scientifica e una professione che possa approfondire gli studi con PhD, eccetera? Può darsi che mi sbagli. Sì. No. Ok? Allora posso dire che si sbaglia. No, sarò sincero. Sì. Io metto la professione infermieristica, se non riesce a diventare uno scienziato nucleare, almeno diventa un cuoco, diventa un infermiere. Se mi vuoi crocifiggere, crocifiggimi. No, io la crocifigo nel senso che gli infermieri fanno ricerca, gli infermieri hanno ci sono infermieri che studiano e diventano ricercatori.
sono infermieri che diventano imprenditori. Master school non l'ho messo insieme a fisica, se questo che vuoi sapere. No. Ok, no, vabbè, ma il confronto probabilmente serve anche a capire e a conoscere delle nuove professioni. Sono infermieri che fanno imprenditoria. Io ti dico sinceramente la mia posizione, può essere sbagliata, non è che cerco di modificare. E adesso ti dico, perché penso che l'infermiere sia un lavoro molto dignitoso, che invito i giovani a fare, questa è la tragedia. Perché è un mestiere in alta domanda, dovuto all'invecchiamento della popolazione, è un mestiere estremamente complesso, perché devi stare in sala operatoria, e devi fare delle cose molto complesse, devi stare lì, ed è un mestiere non sostituibile dai robot. Non è disruptable. Ok, però le voglio trasmettere un messaggio, no? Gli infermieri non si sentono delle persone di serie B, gli infermieri si identificano come professionisti. Ogni volta che c'è questa associazione tra non vuoi fare una cosa, prova a fare questo, l'ha fatto qualche mese fa Sgarbi, adesso purtroppo è capitata a lei. Io capisco il fatto di voler semplificare nelle parole, magari si voleva intendere qualcosa, però gli infermieri sono un po' suscettibili, perché cercano un riscatto che è quello del riconoscimento Fernando, no, giusto, purtroppo l'ho capito, ho ricevuto 2000 email, cazzo, me ne hanno detto tutti i colori, l'ho capito, capito? Sì, l'avevo capito ieri, l'ho capito stamattina quando mi sono svegliato. Adesso ho visto che lei ha lasciato un messaggio sotto la pagina Facebook della Federazione dell'Ordine degli Infermieri Nazionale, no? Sì. Loro hanno già annunciato dei provvedimenti legali, eccetera. Cosa si sente di dire su questo? Ma guardi, facciano provvedimenti legali. Cioè, se loro si ritengono in diritto, io non mi difenderò. Ok. Questo non vuol dire che io a lei non dica la verità. Cioè, e due cose diverse. E agli infermieri che cosa si sente di dire? Beh, certo, ma allora, primo, mi dispiace di averli fatti star male. Ok. E non se lo meritavano proprio. Ok? Sì. Chiedo scusa perché ho rovinato la serata e ho offeso tante persone ingiustamente. Ok? Se non sono all'altezza e non ho valutato in modo adeguato, chiedo ulteriormente scusa e spero che possano perdonarmi. Quello che posso fare è spiegare meglio la mia posizione. Poi, sa, al mondo si sbaglia, capito? Cioè, il problema è confrontarsi in modo civile. Io non so cosa fare, Fernando, siamo qui a lei, stiamo confrontando. Ma guardi, su questo sono pienamente d'accordo, e spesso capita di sbagliare. Chi non fa nulla non sbaglia, purtroppo. L'onestà si percepisce dal fatto di volersi confrontare e chiedere scusa quando si è sbagliato. Poi... Io non penso, io sono un uomo altamente fallibile. Certo, come tutti. Gli uomini lo sono, io lo sono, io non ho paura di dire se mi sbaglio. Ma mi dispiace ancora di più se mi sbaglio, faccio star male della gente, capito? Della brava gente, cazzo. Ma... Cazzo delle cause, lo fate star male, quindi devo fare il possibile per rimediare. Io mi sono scusato sul sito della federazione, ho cercato di rispondere a tutti, anche a chi si lamentava del copia e incolla. Nessuno che non sia infermiere mi ha detto niente, che ho fatto niente di sbagliato. Ho avuto grande successo in questa trasmissione, tranne con gli infermieri che io, capito, mi hanno minacciato di morte. Mi ha detto vieni quando ci sono io, sarà l'ultima volta che mi vedi, c'è bella roba. Addirittura? Sì. Sì, bello, offese pesanti, ma lasciamo perdere, poi un cazzo, cioè lasciamo perdere. Se vediamo la federazione se intenderà veramente fare qualcosa, ma gli infermieri penso che possano capire con questa intervista un pochino di più rispetto a quanto è stato detto. Sì, cazzo, ma io voglio dire, ma dappertutto dico di fare l'infermiere, capito? È un trial and error, machine learning, sbatto la testa, imparo, capito? Capito. Però ho imparato, capito, questa roba qui. Non è che è parte di un percorso che faccio anch'io. Cioè non... Va bene. Figurati, è un favore che faccio a me stesso, non a te. Bisogna imparare dagli errori e cercare di non commetterli nuovamente. Sono pienamente d'accordo.
Io la ringrazio per questo tempo. Sa cosa? Le chiedo io scusa per i messaggi di morte che le sono arrivate, anche se non c'entro Ma niente. no, ma cioè, lascia perdere. Devo anche dire, moltissimi sono carinissimi, eh? Cioè, Ok. moltissimi, accetto le scuse. Cioè, no, non voglio dare. Cioè, io devo dire che per la maggior parte sono carini. No, adesso No, fa ma ridere, no, la minaccia di morte, però la maggior parte mi dicono, accetto le scuse.